Un successo indimenticabile in una delle gare di sci alpinismo più prestigiose del vecchio continente. La 38esima edizione della Transcavallo con partenza e arrivo a Malgacate in Val Salatis in provincia di Belluno quest'anno parla Camuno. L'affiatatissimo duo composto da Bianca Balzarini e Corinna Ghirardi, rispettivamente originarie di Edolo e Ponte di Legno, non ha lasciato scampo alle avversarie. Una prestazione praticamente perfetta su un tracciato di 30 km con un dislivello pari a 3.500 metri. Le portacolori dell'Adamello Ski Team hanno affrontato ben 7 cime tra Veneto e Friuli, consentendo alle avversarie di giocarsi solamente le posizioni più basse del podio. Alle loro spalle, staccate di 8 minuti e 40 secondi, sono giunte Cecilia De Filippo e Martina De Silvestro, terze con oltre 20 minuti di distacco invece Federica Osler e Maria Teocaris. Mi è piaciuto moltissimo il percorso, faccio nuovamente i miei complimenti agli organizzatori, sia per la bella riuscita della manifestazione, anche comunque per essersi messi in gioco in questo periodo non propriamente felice. Poi è arrivata una bellissima vittoria, quindi con Corinna, che è la mia compagna di avventure, e ci troviamo sempre molto bene, quindi direi una giornata molto positiva. Diciamo che questa è bella tosta, è una, diciamo, botta, botta e via. Percorsi sempre comunque spettacolari, che dire, qua, ottimo. Al maschile, 19° posto per il Camuno Andrea Sorteni, anche lui in forza all'Adamello Ski Team, in coppia con Marco Donina del Brenta.